Diretta, diretta radio, diretta Facebook, 8:35, buongiorno ancora a tutti voi. Sì, allora dicevamo, si cerca di ripartire in totale sicurezza ovviamente, e allora si cerca anche di portare un po' di normalità, no, negli spettacoli. Questa sera, Parco Mainoni di Erba, lo spettacolo che è una stand-up comedy, che tu sai che cos'è, Montalbano, Certo, ovviamente, commedia, infatti la fai tutti i tutte le giorni, mattine dalle tutte le mattine, 7:30 alle esatto, 9 stand-up c'era comedy, stand-up esatto, comedy qui in perfetto. diretta. Va bene, Luca Nava è con noi per presentarci assieme a Betty Acquaro, che è già tornata con noi con una novità Ragazzi, importante. C'è anche guardate lo dietro. striscione, Lombardia non c'è, no, perbacco. E avete anche la maglietta. Ah, beh, allora Adesso avete te ne voluto raccontiamo. esagerare, avete voluto esagerare, ragazzi. Buongiorno intanto, eh. Erba se sta mai con i mani, ma così Ah, ecco, diciamo. ma non si sta mai Si con i inizia mani. così. Molto bene, molto bene. Allora, stand up comedy, iniziamo Stand up comedy. da Daniele Aracco, giusto, Diciamo questa da sera. Daniele Aracco. Allora, Live al Parco il Mainoni. Covid ha portato del divertimento a Erba, strano a dirsi, ma durante il Covid avevo pensato, ipotizzato al comune di Erba di utilizzare il teatro Licinium, che è un teatro all'aperto, così con grandi prati, grandi spazi, aiutare anche i comici che non stavano lavorando, perché fanno fatica, hanno perso Sì, quasi tutta la stagione. sì, è E vero. quindi, siccome ne conosco alcuni, ho pensato di offrire una serie di spettacoli. Poi i tempi e le incertezze del Covid ci hanno portato ad averne uno, che sarà, speriamo, di buon auspicio e la possibilità di farne altri l'anno prossimo. E abbiamo puntato su Daniele Racco, che è genovese. Non è un cabarettista, ma uno stand-up comedian. Qual è la differenza sostanziale? Il Infatti, qual è la cabarettista, che differenza, oggi Luca? sono tutti stand-up, non si dice più monologhista. Cioè, un improvvisatore? No, No. diciamo che è un il monologhista si preparava dei testi e li faceva davanti al pubblico. Lo stand-up comedian ha dei testi, ha delle tracce, parla col pubblico, Quindi improvvisa. Interagisce col interagisce di pubblico. più col Ok, pubblico, bene, bene. usa argomenti un po' più fastidiosi, è un po' più cattivo. Diciamo che il suo spettacolo più famoso, che non è quello, ne farà parte stasera, si chiama Hate, Sì, lui comunque diciamo è famoso perché era anche stato, l'abbiamo visto diverse volte a Zelig. Ha partecipato a Zelig, Zelig, sì, certo, sicuramente ha conosciuto. partecipato. Comedy Central, Comedy Comedy Central, Central sì. su Colorado Café. Diciamo che ha 20 anni sul palco, per cui abbiamo scelto la garanzia. La sua ispirazione sono Walter Chiari e Beppe Grillo, diciamo che che erano a loro modo degli stand-up comedian. Vi racconterà delle cose fantastiche, tipo che per scommessa lui, per esempio, un anno ha fatto il wrestler, per cui Sì, per il scommessa sì, è salito sul fisico ring. ce l'ha, fisico ce l'ha, me lo Ma senti ricordo. Luca, diamo anche due indicazioni importanti però per chi ci sta guardando, perché Allora, ovviamente l'emergenza Covid, che non è finita, impone tempi e accessi contingentati, ok. chiaramente, no? Giusto, Allora, Luca? sì, Dalle 21 inizia lo alle spettacolo, 21 questa Parco sera ci Mainoni. sono ancora una manciata di posti, perché il numero ovviamente è chiuso. Ecco, numero chiuso, Numero chiaro. chiuso, sono un centinaio di posti, quindi c'è un angolino del parco attrezzato, però il parco è grande, per cui l'afflusso Esatto, comunque è comodo e sì. distanziato. Nulla, ci sarà un triage, quindi si misura la febbre a chi Vabbè, arriva. certo, Sì, come da si toglie solito la uso, mascherina e esatto. si ride fino a notte fonda. Sì, sicuramente, la garanzia. L'ho già visto dal vivo, devo dire che veramente merita, molto bravo. E Al di là come. della mole sua fisica e dello Sì. sguardo molto cattivo, è l'uomo col cuore più Quindi. grande del mondo, proprio, è un buonone, però dice Quindi una cose molto delle cattive. prime manifestazioni post-Covid a Erba, giusto Luca? No, ci sono Che state già delle sì, no, manifestazioni, dico una delle comunque. prime, infatti, sì, come dicevamo prima, insomma, si sta cercando di, Di tornare a una con tutte normalità. le misure precauzionali del caso, di tornare alla normalità. Daniele Racco, questa sera live, Parco Mainoni di Erba, a partire dalle ore 21. Dicevi che c'è ancora quindi la possibilità, ma si deve prenotare? Se si arriva lì, ormai mancano pochi Ok, posti, qualcosa perfetto. troviamo ancora. È questo Abbiamo trovato Racco. anche, tra l'altro, la foto di quando faceva il wrestler Eccolo qua. con la tutina, Sì, grandissimo. infatti. Sei molto Ecco. Questa simpatico. sera protagonista allora a Erba Sì, al Parco consentimi solo Mainoni. di Prego. ringraziare chi ci ha creduto in questa cosa, quindi il giornale Il 10, da cui era partita questa provocazione, che poi si è concretizzata, l'ha raccolta
l'architetto Vanetti, che è assessore alla cultura, quindi il sindaco e il comune hanno organizzato questa cosa, è gratuito. Bravo, se ne ecco, occupa il comune. Ecco, questo era ci stavamo dimenticando. È gratuito, quindi è gratuito. L'accesso al Parco Mainoni questa sera è assolutamente gratuito. Quindi, allora, diciamo, l'invito agli erbesi, a chi si trova nella zona, perché no? Previsioni molto buone per questa sera, quindi è ancora piacevole stare al parco. E ringrazio anche già il Giardino delle Ore, che è il gruppo teatrale che ci darà una mano col triage, perché loro sono più esperti di noi. Saluto anche gli amici del Giardino delle Ore, facciamo sono solo provocazioni. Molto, molto bravi, sono stati qui anche sì, a trovarci l'anno scorso. Giancarlo, Maria, buongiorno, Pinuccio, Luciana, Giuseppe, sono i nostri tanti amici che interagiscono, ci portano i loro saluti, stanno guardando la diretta Facebook. Comunque, allora, c'è bisogno di ridere, quindi sicuramente la gente questa sera verrà. Sì, c'è un po' bisogno anche di leggerezza, Luca. C'è bisogno di ridere, c'è bisogno anche di avere una visione diversa, e questi comici, chi fa stand-up comedian, ti mette su un punto di vista diverso sulle cose. Facciamo anche noi stand-up comedian. Stand-up, ogni mattina, dalle 7.30 alle 9, ciao come radio. Ok, mi raccomando, ascoltate davanti. Ce l'abbiamo, ci sente. Interagisce. Interagisce con i messaggi. Sente messaggi, no. Allora, Betty. Posso, scusa, una cosa? Prego, Betty. Allora, siccome Luca è la prima volta che viene qua, però tu ormai sei esperto, sei qua tutti i giorni. Siccome guarda tantissime persone e c'è il Covid, hanno detto che c'è ancora qualche posto, però sarebbe meglio chiamare il numero che chiamare il comune di Erba per prenotare per stasera, entro mezzogiorno. Quindi comune di Erba la prenotazione consigliata, assessorato alla cultura, giusto? Ecco, cerca il numero, facciamo stand up comedian in diretta, va Luca, va fa bravo. Nome e numero di telefono di chi prenota, si può fare comunque una persona per tutti, un po' quello che funziona. Però è giusto, Betty, hai giustamente preciso. Perché non vorrei che poi magari qualcuno arriva da fuori, per dire da Como, qualcuno prende, viene a Erba, vero che Erba offre tantissime altre cose, però ecco, hai non ragione. Riescono a vedere lo spettacolo, sarebbe un peccato. Il 031, hai trovato anche il numero? Bravo. 031 615525, entro le 12.30. Ripetilo ancora, 031 031 615525. Benissimo, chiamare ora e basta. Luciana, peccato, dice, troppo lontana, però è un doppio peccato perché sono nata a Erba. E che, Luciana, non so dove abiti, però purtroppo allora è peccato, sì, perché questa sera al Parco Mainoni ci sta ancora bene. Luca, togli la giacca, dice Cinzia. Mi fa vedere la meravigliosa maglietta. Adesso ne parliamo. Adesso parlane tu, Betty. Vai. No, allora io la faccio vedere, Luca la spiega, perché io vi avevo avvisato che lui è bravissimo, è un genio, perché? E questa è la dimostrazione, perché secondo Betty me. Ma coinvolto in questa cosa di in Lombardia non c'è il mare ma, e quindi abbiamo creato per adesso. Beh, questa è bella però, carina. In Lombardia non c'è il mare ma ci sono, queste sono le prime cose che sono state molto gettonate, come dicono le radio degli anni 80, sono state molto gettonate. E quindi c'è la Val di Mello, Madesimo, Bagni di Bormio, e l'idea qual è? È che uno, una volta che l'ha vista, le spunta così. Ma ecco, c'è anche il pennarello, Betty. Il pennarello è nostro questo, però adesso penseremo. Però questa è bella, questa è geniale, sì, questa cosa è complimenti. Beh, ci incontriamo, lei dice, ma non sei ancora non stato, sei stata lì, vai! Aiuto, ti ma che bella andare. Questa idea, ma questa la devo fare anch'io per le mattine in giro, ormai ho fatto tutta la provincia, non so più niente, ho fatto tutta la provincia, non mi manca più nulla. Come le liste delle cose da fare. Esatto. Bella, bella. Le cose da vedere, e poi una volta che uno ecco, questa, una cosa che siccome è molto molto bella questa maglietta che oggi in anteprima Betty e Luca ci stanno presentando. Sì, non ci sono ancora, le stiamo preparando. Esatto, non la domanda era quella. Dicendo questo, stavo anticipando, non ci sono ancora, è un numero limitato per tre. Voi. Tre. Queste sono per la gita di domenica che vi racconta Betty. Allora, ciao Luciana, intanto Luciana che dice la voglio, allora, certo. No, è perché anche sì, noi, Luciana, Luciana che è a Cosio, ecco perché non Cosio può, Cosio Valtellina è un po' lontano, quando sono pronte Luciana, promesso che pubblicizzeremo anche, esatto. Senti, due cose, abbiamo cambiato il loghettino, perché? Perché ieri Luca si è ricordato di una canzone di Bruno Lauzi, La tartaruga. Oh cavolo,
che vorresti cantare anche questa mattina. Oh, guarda, tum, 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 tum. La voce ce l'ha, la voce, l'ho sentita. Ma oh, magari, bravo. Sì, sì, sapete che c'era un quadrifoglio. Sì. Il quadrifoglio e la rosa camuna sono molto simili. Esatto, esatto. Questa rosa camuna me l'ha regalata un'amica camuna, che me l'ha portata quando ho visto che avevo fatto questo gruppo. La rosa camuna che tra l'altro è anche un riconoscimento prestigioso della regione Lombardia. La regione Lombardia ogni anno segna il premio, sì, si chiama Rosa Camuna. No, non è questo. Non è questo di legno. Premio di legno. E quindi Luca ha ricreato il logo, l'ha fatto più nostro, perché insomma più Camuno, più, più Camuno, va bene. Meno, meno regione Lombardia. Anche Annalisa apprezza questa cosa. Adesso quindi... ve la faccio vedere. Ciao. Il nuovo logo, okay. È questo. Sì, okay. E se lo vediamo anche alle tue spalle. Ah, no. No, è quello vecchio, ok, questo è quello nuovo, nuovo. Ok, che disegnato, vabbè, basta andare brava, su brava. Comunque Betty, non c'è problema, guarda, alle spalle ce l'abbiamo il sito. Eccolo, l'avete già presentato nei giorni scorsi. Eccolo. Sta andando bene, decisamente sta andando bene, e domenica prossima avete organizzato, sì, un'altra domenica abbiamo gita. Organizzato la prima gita, cioè in realtà era quella che dovevamo avere domenica scorsa, ma poi il tempo ci ha un po' fregato. Le iscrizioni stanno arrivando, esatto. Siamo contenti perché... Dai un'indicazione, dove ci si trova? Si ritrova alle 14 fuori dalla chiesa di Santa Maria Maddalena a Crevenna, Erba, di Erba, e da lì si sale verso San Salvatore passando dalla chiesa di San Giorgio, okay. Fermandosi fuori dall'Eremo. Si attraversa il Campirone, che è un prato grandissimo che congiunge la Bova, dalla Bova poi arriveremo sotto alle scale... Dove si vede spettacolo, spettacolo interessantissimo dal punto di vista anche della natura e non solo, quindi se nessuno l'ha viste io direi che vale sì, la sì, pena. Non le facciamo le scale, no, nel no, senso che vederle, noi guardiamo, vederle. Scendiamo, vederle da sotto è, un sì, fa è un'emozione, paura. Ecco. No, io sono andato fino alla croce, Luca, scusa se poco, settimana scorsa, con questa pazza. La croce è faticosa ma non fa così impressione. Scusi. Senza ricordo difficile per sentirti. La croce ha il suo fascino, ma non come la scala di legno, che fa impressione perché è una scala a pioli messa a sbalzo. No, infatti la scala proprio di Erba, quindi è sicuramente affascinante. Vabbè, comunque, ecco, sulla scala vorrei dire un'altra cosa. Si scende dal torrente Bova sugli argini, si vede il ponte di legno, ponte romano, la fornace. Era stato segnalato che la fornace non era pulitissima, io lo so, nel senso che non era pulitissima, ho detto non preoccupatevi, vedremo di fare. Ringrazio quindi il consigliere comunale Alberto Cavalleri con gli amici della riserva che l'hanno pulita, okay. Ma io avevo già, ero certa di questa cosa, e infatti è nato un nuovo proverbio, cioè noi, eccolo, non è un nuovo proverbio, è un vecchissimo proverbio che noi abbiamo giustamente adottato. Allora, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma invece in Lombardia non c'è il mare. Ah, esattamente. E quindi siamo veloci. Il tempo di reazione è stato velocissimo. Però Marco, se tu mi permetti, spero di sì, non possiamo continuare senza la canzone di Bruno Lauzi, almeno un accenno con questa bella voce. Bella tartaruga. Non me la ricordo. Va bene l'accenno. Vabbè. Passeggiata con i bimbi, non consigliato il passeggino, dice Cinzia, sì, giustamente. Perché ieri ci hanno chiesto. Però allora, meglio lo zaino. Sì, meglio lo zaino, a meno che uno non voglia brava arrivare Cinzia, a brava. San Salvatore e poi ritornare dallo stesso percorso, ma si perderebbe metà della gita. No, però è vero, è giusto anche questa precisazione, no, sì, per le famiglie, perché... La nostra Cinzia... Non è riuscita a venire neanche oggi. Peccato. Perché sta risolvendo tutti, insomma, ha avuto un po' di disguidi. Beh, interagisce da casa, interagisce da casa. Cinzia, grazie. Siamo un ottimo trio. Assolutamente secondo sì. Secondo me. Luca, allora, Betty e Cinzia. Allora, scusa, manca la fine della gita. Arriviamo all'uscita del sentiero e noi abbiamo chiesto ai due locali, le uniche due attività, no, sono tre le attività commerciali, ma una è domenica pomeriggio chiusa, se ci preparavano delle merende. Chi vuole, senza nessun impegno, c'è la possibilità di fare merenda o alla trattoria Pizzeria Giardino, che farà dei panzerotti, pizza, eccetera, oppure alla trattoria Al Gricine, che farà degli assaggini di polenta e la famosa michetta col salame. Beh, ecco, questo per domenica. Post passeggiata alla scoperta della Valle Bova, delle scale appunto di Erba, sempre molto affascinanti, zona non molto conosciuta, diceva Cinzia giustamente, lo ricordiamo alle famiglie, sì, ma senza il passeggino, perché potrebbe anche essere un po' un ingombro, no, ecco, diciamo così. E poi soprattutto, esatto. E poi tanti mi hanno chiesto per i cani, sì, si possono portare, logicamente
quel guinzaglio. Certo, anche io no, ho i cani, ovviamente. Tanti vogliono lasciare dei liberi, ecco, con una no, gita no. Poi comunque una persona che ha il cane che vuole bene al suo animale sa benissimo se è adatto o non adatto a incontrarsi con tanta gente. Infatti ieri sera mi hanno chiesto e un signore mi dice: io ho un cane grosso, no, preferisco lasciarlo a casa. Ha scelto ovviamente se no tenendolo a guinzaglio. Sì. Comunque, allora, molti credo incuriositi da questa vostra genialità. Brava Betty, complimenti. Complimenti anche Luca. No, ho spuntato stamattina, ormai ho visto tutto. Ah, no, beh, no, manca la scritta ciao Comorano. Lago di Annone ti manca. Poi cosa ti manca? Le dighe di Cancano, le dighe di Cancano ti mancano, le cascate dell'Acqua Froggia ti mancano. Veloce che non sta respirando. Insomma, va bene. Tanta roba. Comunque, quando è pronta questa maglietta, io credo che possa essere veramente una cosa, un must da avere, perché veramente è geniale. Ma ricordando in chiusura, Luca, quello che abbiamo usato proprio per aprire il nostro incontro di oggi, Daniele Racco live questa sera al Parco Mainoni di Erba, con ancora qualche posto a vostra disposizione. Grazie di essere stato qui. Grazie davvero. Piacere scoprirti. E torna a scoprire voi, soprattutto lui. Non è un bel oggi vedere. Non ha chiesto nessuna percentuale. No, però ci lascerai la maglietta. Ah, no. Luciana giustamente dice acqua fragia, ho sbagliato io. Sì, hai ragione Luciana, sono perfettamente d'accordo. Acqua fragia, le cascate dell'acqua fragia sì, che sono mi dicono essere un posto affascinante. Bellissimo. Vattelina, giusto? Sì, parte di Piuro, esatto. Sopra Chiavenna. Cascate altissime con sotto delle pozze e... spettacolo. Meglio spettacolo. Andare dopo che ha piovuto, così l'acqua è tanta. Esattamente. Betty, senti, grazie ancora di essere venuta e grazie allora tutti, l'appuntamento rinnovato domenica pomeriggio ore 14, poi noi ci proviamo sempre. Se avete amici, parenti, conoscenti, Brescia, Pavia, Lodi e Cremona, grazie, perché è Mantova, perché non, insomma, è un po' più lontano e o sono zone brutte ma non ci credo okay. e quindi invitiamo a partecipare. Per esempio abbiamo scoperto che a Mantova a agosto era fiorito, c'è la fioritura di fior di loto più grande, oltre a quelle giapponesi, più grande al mondo. Ah, ok, perfetto. Per cui scoprire queste cose qua che sono vicine, molto bene. Va bene, non Valchiavenna, non Valtellina. Cosa vuol dire? Acqua Frangia. Vabbè, non ho capito. Approfondiremo poi. Esatto, non riesco a capire dov'è allora. Io, chi sappia io, è da quella parte. Eh sì, esatto. Perché Valchiavenna, Valtellina. Vabbè, abbiamo sbagliato, ci informiamo e scriviamo tutto. Forse noi parlavamo dell'acqua Froggia. Va bene, allora, comunque, preparate le ste magliette. Sì. Perché a sto punto... Quante ne abbiamo vendute? Per il momento, qua c'è già un po' di interesse, poi vediamo. Allora, comunque, ricordando, live questa sera al Parco Mainoni di Erba, per ridere un po', per cercare di tornare un po' alla normalità, sempre, ovviamente, nel massimo rispetto e nel distanziamento, ovviamente. Grazie. 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 Buongiorno a tutti.